La Juventus a braccetto con Empoli e Novara resta in scia dello scatenato Spezia, capolista nel girone A. Gli under 17 bianconeri, vincendo a Carpi, salgono con i toscani e i cugini piemontesi al secondo posto in classifica, passando di slancio il Sassuolo, KO in casa nello scontro diretto proprio contro l'Empoli. I ragazzi di Mister Cei tornano a vincere fuori casa dopo quasi due mesi e in generale ai tre punti dopo un mese. Apre le danze quanto a tentativi offensivi il colpo di testa di Campos, parato alla grande da Rossi, numero uno degli emiliani. La Juventus spinge e gioca costantemente nella metà campo avversaria, ma non riesce a vincere la resistenza del Carpi. E per poco sugli sviluppi di calcio d'angolo, numero 6 in maglia rossa, Luca, non mette a referto la grande beffa, calciando in bocca a Saro. Ma l'uomo partita, che proprio dallo Spezia è arrivato in estate, si chiama Gregorio Moracchioli. L'attaccante dai gol pesanti inizia a scaldare i motori nel finale della prima frazione, col movimento a rientrare sul destro, ma sbattendo sull'ottimo Rossi. Poi a inizio ripresa ecco l'episodio che indirizza la partita. Cross di Campos, tiro in porta deviato da un difensore e palla in rete. Con un bottino punti, gol all'attivo, da bomber vero per lui. Tre reti, 9 punti portati alla squadra. Crollata la muraglia, ben cementata fin lì, il Carpi non riesce a riproporsi in avanti con la necessaria pericolosità e portando particolari preoccupazioni alla difesa bianconera, se non con qualche cross lungo in aria su calcio piazzato. Così è ancora Moracchioli ad avere la palla per fare bis e far calare il sipario, in contropiede, ma manca l'ultimo tocco al numero 9 per trovare la prima doppietta in maglia juventina. In realtà però basta lo 0-1 finale alla squadra di Cei per portarsi a Torino 3 punti di grande significato, nell'ottica di una lotta per le posizioni di vertice che nel girone A promette di essere esaltante e divertente fino alla fine. Da San Martino in Rio a Reggio Emilia, per la Giovane Italia, Luca Brivio.